Ciao a tutti, io sono Francesca Alfano e nella webserie sono Natalia. E a questo proposito, appunto, tu sei hai interpretato il ruolo principale e com'è stato in generale? Beh, innanzitutto un onore, perché è stata la mia prima prova davanti a una telecamera, quindi è stato imbarazzante e però sono stata molto felice, nel senso orgogliosa anche del ruolo. Bisogna essere anche all'altezza del ruolo e quindi insomma speriamo che sia riuscito. Però il regista ha detto che sono stata, che andava bene, quindi seguivo i suoi consigli e anche degli altri attori che mi hanno aiutato. Devo dire la verità, venendo fuori dal teatro non sono mai stata davanti alla telecamera, quindi ho chiesto consiglio e mi hanno aiutato. Andando a scavare proprio dentro il ruolo nello specifico, tu sei una ragazza giovane e Natalia invece è un po' più matura. Come ti sei rapportata con queste due diverse età, diciamo così, la tua e allora, sinceramente ho cercato di trarre dal passato, dalla mia esperienza. Ora, io non sono mai stata madre, fortunatamente per ora, quindi ho cercato di cogliere del dolore da altre situazioni, ecco, questo sì, anche la gioia di rimanere incinta, appunto. Questo l'ho cercato soprattutto nelle mie amiche che hanno avuto questa esperienza positiva, non casuale, quindi quello sì. E poi mi sono raffrontata con loro e poi purtroppo ho avuto anche delle amiche dove hanno perso figlie appunto, quindi sì, mi sono un attimo rapportata a loro, però ho cercato di inventarmi, cioè non volevo leggere, volevo un attimo essere un'attrice per l'appunto, quindi mentire spudoratamente e convincere il pubblico, questo sì. Poi a proposito di due personaggi con cui entri in relazione, quindi di conseguenza due attori, che sono Domenico Sannino, che ha interpretato Fabrizio, e Giulia Santilli, che ha interpretato Amanda. Poi con Sannino abbiamo anche parlato di te, lui ne ha parlato. È innamorato cotto di te, lo so. Esatto, sì, mi ricordo, ha parlato molto bene anche del tuo sguardo. E quindi, sì, lo so, è perso. Beh. E quindi adesso quella stessa domanda, ovviamente al contrario, la facciamo a te su di lui. Beh, io ho una cotta per lui, lo sa che sono innamorata, però è così la vita. Lui è distante, poi io ho già un altro, quindi non voglio complicare le situazioni, poi non è proprio da me, ecco. E poi è vecchio. Quindi non lo fa per me. Lui sarà contento. Sì, lo so che è molto contento di questa cosa, ma lui sa che scherzo, certo, quindi certo. Con lui mi sono trovata benissimo, nel senso che abbiamo anche proprio relazionato. All'inizio eravamo imbarazzati, no? Perché appunto doveva sembrare questa storia d'amore, doveva essere vera. E quindi è difficile, è molto difficile, però parlando così, relazionandosi io e lui, spero almeno che sia venuta fuori, voglio dire, però io con lui mi sono trovata bene, anzi, mi ha fatto piacere lavorare con lui, anzi spero di lavorarci ancora, perché è stato, almeno io mi sono trovata bene, poi è simpatico, no? mi è piaciuto. Adoro Giulia, lo sa perché mi sono trovata benissimo con lei fin dall'inizio, è simpaticissima, romana, e quindi proprio mi sono trovata bene, anzi non vedo l'ora di rivederla un giorno quando andrò a Roma, lo sa, gliel'ho detto anche vieni da me, perché insomma io con lei mi sono trovata, poi io sono una che insomma parla con tutti da brava veneta, insomma metà calabrese tra l'altro, quindi non ne parliamo proprio, però no, è proprio bellissima, simpatica, ha questa eleganza che vorrei avere io, perché talmente era elegante quando camminava, quando si vestiva con l'abito tutto da scena, sembrava proprio una donna che avesse vissuto non so quante vite, o comunque in un'altra epoca, cosa che vorrei avere io di lei, e invece anzi è più piccola di me, quindi ho detto no, questa è bellissima, infatti appunto mi ricordo che ne parlavo tra me e me di questa cosa qui, e mi è sempre piaciuta, lei sì, beh. E torniamo ancora al tuo personaggio. Sì. Tu sei, il tuo personaggio è l'unico personaggio, possiamo dire, positivo in mezzo a tante mele marce, tra virgolette. E tu che giudizio dai dopo, insomma, aver girato così a questi personaggi? Che in realtà loro sono mele marce perché è il passato che ti forma. E tutti quanti hanno avuto un dolore. È da lì che diventi la persona futura, no? Poi ognuno lo trasforma com'è la persona, quindi Natalia ha avuto tanti dolori, da quello la madre è lontana, del padre proprio non se ne parla, quindi insomma non credo che lei abbia avuto un'adolescenza, un'infanzia felice, però lei è uscita fuori con un'altra energia, mentre gli altri un'energia positiva,
gli altri invece con un'energia negativa o comunque non buona, ecco, non buona assolutamente. Dopo tutta questa esperienza, com'è stato lavorare con la troupe? Ah, guarda, mamma mia, sono adorabili, non so se esiste una troupe del genere. Li adoro tutti, ragazzi, ok, è la prima che ho avuto, quindi può essere anche, ok. Però, cioè, mi sono innamorata di tutti. Ma è inutile citarne due o tre, dovrei citarli tutti quanti, non vorrei fare figure del, sapete. Però ho un debole per tutti quanti, cioè simpatici, dolci, gentili, mi curavano come se fossi, non so, la dea delle dee, per non parlare del cibo ottimo, le coccole, il tè caldo ogni due secondi, cioè non lo so, guarda, fantastici, li bacio tutti, vi adoro, lo so che mi amate, così è. E quali sono le tue aspettative per questo progetto? Allora, io auguro il meglio a questo progetto perché il regista e tutta la troupe se lo merita. Per quanto riguarda me è stata proprio come andare a scuola, cioè non vedo l'ora di vederlo anche per vedere, forse è un concetto un po' egoistico, ma proprio per vedermi e migliorare in caso se ci fossero delle cose, perché già il fatto di vedermi davanti a una vedermi in televisione, non lo so, sarà imbarazzante per me, ecco. Quindi anzi, io, come ho già detto, auguro il meglio, spero che spacchi tutto, però personalmente, egoisticamente parlando, è proprio una scuola. Grazie. Grazie a voi.